E così stai continuando con tutti la commedia del tuo cuoricino tanto ammalato e via dicendo? Sì, Clark. E conviene che i miei figli ci credano, perché in caso contrario, vedi? Fernando già da un pezzo non vivrebbe più qui e allora sarebbe molto più difficile manovrarlo. Però non so se alla lunga riusciremo ad ottenere che si sposi con me. Avrai notato che io faccio come se non mi rendessi conto delle sue sporcherie. Però tu dovresti insistere sul fatto che non vivrai. O che morirai tranquilla soltanto quando lo vedrai sposato con me, giusto? E se non ci riuscissimo? Beh, te l'ho detto. Tuo marito saprebbe quel segreto che io conservo a Gerusalemme. Signora, cercano il signor Fernando. Ho detto che non è in casa, ma loro non mi credono. E chi è che lo vuole? Sono io, signora. E si può sapere chi saresti tu? La fidanzata di Fernando. Quella cieca Eleonora è la stessa donna che ballava con Carlo alla festa quella sera. Non so se riuscirò a trattenermi. Beh, non sai cos'è dover sopportare la presenza di quella donna qui in casa. Va bene, va bene. Ma se Antonio ha deciso di sposarsi con lei, nessuno di noi altri intende accettarla. Di questo puoi essere più che sicura. Antonio non arriverà mai a sposarsi con quella donna. E va bene. Farò tutto il possibile per venirti a trovare. E grazie per avermi invitato. A presto. Beh, immagino che non porterai tua madre di nuovo a vivere con noi in questa casa. Questa è la mia casa, Annalisa. Mia madre ha tutto il diritto di vivere qua dentro e se non sei d'accordo, sei tu che sei di troppo in questa casa. Allora questa sarebbe la famosa ragazza di Acapulco. Dimmi un po', come ti permetti di dichiarare di essere la fidanzata di Fernando? Perché lo sono, signora. Non ho alcun motivo di mentirle. È la verità. E mi fa molto piacere conoscerla. Invece a me no, ragazza. La vera, unica fidanzata di mio figlio, quella con cui si sposerà e spero molto presto, sono è... io. Non si preoccupi, signorina Eleonora, non stia a pensarci tanto. Sì. Quel signore là, su questo non ci piove. Non stavo pensando ad Antonio. Ah, no? E allora che cosa? A mio figlio. Antonio ha promesso che mi aiuterà a ritrovare Elisabetta. E lo farà, perché le vuole bene. E siccome è così importante. Ma dove potrà mai essere in questo momento? Al solo pensiero che le sia capitato qualcosa. Oppure che sia morta. No. Ah, no, questo no, per l'amor di Dio. Abbia pazienza, su. Ma fino a quando, per me? Fino a quando? Sono davvero stanchissima, Eleonora. C'è un tale traffico. Decisamente mi piace di più la tranquillità di Tasco. Hai ragione. Dove sei stata? Andiamocene, Elisabetta. Già, credo che sia la cosa più opportuna. Mia cara, comprendo che tu sia rimasta affascinata da mio figlio. Lui ha molta fortuna con le donne. Ma è sicura che lui si sposerà con questa signorina? Sì, sì, è così. Non ci credo. Fernando non può avermi ingannata in questo modo. Lui e non che può. Ti aspettavi? Mio figlio è un uomo. Ma lui non può giocare con i miei sentimenti e neanche ingannarmi, lo capisce, vero? Sicuramente ti sei lasciato del tutto abbagliare, cara. È quello che capita alla maggior parte delle ragazzette di provincia, sai? Vedono un uomo bello, con tanti soldi, e così pensano di accalappiarlo. No, lei sta equivocando, signora. Sappia che a me non interessa che Fernando abbia tanto denaro oppure no. Ecco, lui diceva che mi amava e allora io dovrei creduto. Solo tornartene ad Acapulco. Ma non avrei pensato davvero che si sposasse con te. Comunque ci avrebbe guadagnato. Ma sì, magari hai pensato che venendola a cercare nella mia casa. No, guardi signora, sono solamente venuta a trovarla. Non ho intenzione di costringerla. Bene cara, hai perduto solo tempo. La cosa migliore è che tu ritorni ad Acapulco. Tu comprenderai bene che io non avrei potuto permettere che mio figlio si confondesse con una come te. Che meraviglia. Lei non può mica comandare i suoi sentimenti. Ma sì. Quali? Fernando, bella mia, ama solo me. Esatto. Per favore, uscite di qui. La mamma di Fernando è gravemente ammalata, non può sopportare dispiacere. Veramente sono venuta con intenzioni pacifiche. In ogni caso è la signora che ha cominciato ad insultarmi. Sentimi bene, non voglio discutere con te. Questa è casa mia. Se non te ne vai di qua immediatamente, dirò ai miei domestici non di sbatterti fuori. Signora, davvero, non sarà necessario, perché sa, proprio non mi interessa rimanere qui.
Anzi, può anche dire a Fernando che non si provi più ad avvicinarsi a me, perché francamente non desidero affatto rivederlo. Che si sposi pure con questa o con chi gli pare, perché veramente non me ne importa, tanto è un mascalzone. Basta, non devi insultare mio figlio. Ah, no? E lui che cosa ha fatto con me? Guardi, può stare più che tranquilla, signora, perché lei ha ragione, sa? Non mi sarei mai dovuta innamorare di suo figlio, perché non avrei mai dovuto permettere che lui mi ingannasse. Andiamo via, Giovanna. Ah, io le auguro di cuore di essere molto felice con lui, perché vedi, ormai io non provo che disprezzo. Annalisa, vedi? Stavolta quella che se ne va sei tu. Per favore, figlioli.